convegno della FADOI, la Società Scientifica di Medicina Interna, si è parlato di ricerca. Ricerca all'interno delle strutture ospedaliere, ricerca all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Quest'anno il convegno ha avuto un titolo significativo, dentro la ricerca, la persona prima di tutto. Abbiamo voluto sottolineare che la ricerca deve vedere al centro il paziente sicuramente, ma la ricerca viene fatta da tanti operatori, medici, infermieri, operatori di varie professioni sanitarie che intervengono in questo complesso articolato processo che è la ricerca scientifica, che è fondamentale non soltanto per l'avanzamento delle conoscenze, ma anche e soprattutto, diciamo adesso, visto che noi parliamo delle strutture ospedaliere, per il miglioramento della qualità dell'assistenza che noi prestiamo ai nostri pazienti. Quindi questo è l'interesse e il coinvolgimento delle persone. Abbiamo discusso dei problemi e abbiamo discusso delle soluzioni, abbiamo proposto delle soluzioni così come abbiamo fatto nelle edizioni precedenti e che hanno portato anche all'inserimento di alcune delle proposte FADOI all'interno del recente decreto legge del governo, il decreto Lorenzin, che ha recepito alcune delle proposte della FADOI. Abbiamo analizzato soprattutto la situazione italiana di un paese che vive un paradosso particolare per la ricerca scientifica. Da un lato questo paese spende meno di altri paesi d'Europa e riceve dall'Europa meno di quanto non contribuisca come finanziamento dei progetti europei di ricerca. Dall'altro però i nostri ricercatori sono molto bravi, producono molta ricerca scientifica, i lavori, le pubblicazioni scientifiche sono ai piani alti, diciamo, della produzione scientifica, più di altri paesi che investono molto di più. È stato molto significativo al congresso il contributo dei politici, in primis della ministra Lorenzin, che ha fatto un intervento molto significativo sottolineando quello che è stato fatto e quello che già come governo, anche se ormai a fine legislatura, si è posto le basi per continuare a fare. Ma c'è stato intervento anche di altri politici che nel nuovo Parlamento hanno recepito alcuni dei nostri suggerimenti. Intanto quello di un impegno costante sulla ricerca, considerandola non una perdita, non una spesa inutile, ma un vero investimento per il sistema sanitario nazionale. L'altra, quella di un ritorno alla figura del ministro della ricerca, che c'era 6 anni fa e che poi è stato abolito, unificato col Ministero dell'Università, ma del quale si sente molto la necessità, perché riuscire a contribuire alla ricerca anche con una figura che possa fare da coordinamento fra tutti gli attori della ricerca diventa un'esigenza fondamentale. Poi di un piano nazionale per la ricerca che sia coordinato anche con le regioni, non soltanto a livello centrale, ma dando alle regioni un ruolo importante di coordinamento, di intervento e di finanziamento della ricerca. E infine quello di arrivare a un finanziamento fisso. Si è parlato dell'1% del Fondo Sanitario Nazionale da destinare regolarmente, annualmente, al finanziamento della ricerca in tutte le sue articolazioni. Se queste proposte venissero veramente recepite, l'Italia potrebbe finalmente decollare sul piano della ricerca e migliorare notevolmente la performance del Servizio Sanitario Nazionale.